Ok ragazzi, questo è il futuro. Sono anni che sto seguendo e studiando questo trend e finalmente ci faccio un video dedicato. È fondamentale, mette in discussione tutto ciò che sapete sulla psicoterapia, su tutte le psicoterapie, comprese le terapie brevi. Sintetizzando in tre punti. Uno, negli ultimi 40 anni l'efficacia della psicoterapia non è aumentata. C'è chi dice che la psicoterapia ha semplicemente raggiunto il suo limite, che più di così non si può fare, e chi invece è in disaccordo. Numero due, da alcuni decenni, in particolare negli ultimi 2-3, si è iniziato a studiare con più insistenza l'influenza dei feedback sugli esiti della psicoterapia. Ovviamente i feedback del paziente a cui si chiede come sta andando la terapia per poter aggiustare la rotta. Ovviamente non è così semplice e, punto 3, sono nati tutta una serie di strumenti per poter fare questo in una maniera oggettiva. In generale si parla di Routine Outcome Monitoring o di Feedback Informed Treatment, che si può tradurre come monitoraggio continuo dei risultati o trattamenti informati dai feedback. Dopo anni su ricerche, manuali e libri come questo, per esempio, mi ero deciso ad andare a Chicago, dove Scott Miller, che ho recentemente intervistato, tiene il suo corso sui Feedback Informed Treatment di 3 giorni. Poi è arrivato il Covid e ovviamente ho rimandato tutto fino a quest'anno, dove ho partecipato alla edizione online. Costosissima, però vabbè. Ora rispondiamo a 2 domande. A, come funziona, e B, perché è il futuro? Miller usa 2 strumenti, la Outcome Rating Scale e la Session Rating Scale. Sono semplicissimi. Si tratta di 2 scale con 4 righe di 10 cm l'una. La OURS, la Outcome Rating Scale, misura per l'appunto l'outcome, cioè il risultato. La dai alla persona all'inizio della seduta e le chiedi di valutare come sono andate le cose nell'ultima settimana o comunque dall'ultimo incontro. Ci vogliono 30 secondi, carta e penna per mettere le X su queste righe e 1 minuto circa per lo scoring, che è proprio la misura con il righello del punto in cui è arrivato e la somma dei quattro punti. La SRS, la Session Rating Scale, misura per l'appunto come è andata la sessione, la seduta, nello specifico misura l'alleanza terapeutica. Si somministra a fine seduta e si chiede proprio di valutare come è andata la seduta. Anche qui 4 elementi sono, per esempio, se il terapeuta è stato aderente all'obiettivo che avevi per la seduta, oppure se il metodo utilizzato si confà al modo in cui vorresti fare terapia. Qui arriviamo alla parte interessante. Con lo scoring tu metti su un asse cartesiano sia il risultato della somma dei 4 punti dell'ORS sia il risultato della somma dei 4 punti della Session Rating Scale. Ecco, facciamo un esempio. Vedi, per esempio, questo grafico quanto è carino. Non so se si vede, dove sei? Eccolo qua. Vedi, questa linea nera è la Outcome Rating Scale. La persona all'inizio si era data un 20, poi nella seduta successiva è peggiorata e poi nelle sedute dopo è migliorata. Questa qui invece alta è l'andamento dell'alleanza terapeutica, che in prima seduta era bassa, ma poi il terapeuta è riuscito a migliorare, a andare meglio. Qua c'è stato un leggero declino. Ovviamente ragazzi, non c'è neanche bisogno di chiederlo, le scale sono state ultra validate, anche con una validità concorrente con altri strumenti analoghi, e anche sono state validate da una serie di enti istituzionali come l'American Psychological Association, tanto per dirne una. Ma perché sono fondamentali? È per una gran quantità di ragioni, a dire il vero. Per prima cosa ti permettono di valutare come sono andate le cose, come stanno andando le cose, appunto. Ma non posso farlo da solo a voce, chiedendolo al paziente, chiedere al terapeuta? No, perché come spiegavo anche nel video La realtà della psicoterapia, è stato dimostrato sperimentalmente che la percezione dei terapeuti di valutare l'andamento della psicoterapia, di valutare per esempio i casi di deterioramento, di dropout, è davvero inaffidabile. Abbiamo bisogno di strumenti di valutazione oggettiva, intesa in questo senso non soggettiva, cioè che vanno al di là di noi, dell'occhiometro. Come seconda cosa poi, capendo come vanno le cose, vedendo in particolare in quale aree ci sono dei problemi, puoi aggiustare la rotta. Lo scopo infatti non è tanto quello di mettere i puntini e poi aggiungerli sul grafico e vedere ho fatto una curva così, ma è quello di chiedere al paziente subito dopo aver compilato i 4 punti come ha dato un punto negativo sull'alleanza rispetto all'altra volta, cosa è successo, posso cambiare qualcosa, cosa ne pensi, oppure dire ok, vedo che qui il benessere individuale nella Outcome Rating Scale è il più basso rispetto agli altri, come mai, cosa succede, c'è qualcosa di cui vuoi parlarmi in quest'area, e così via. C'è un cliente con cui parlo, con cui utilizzo questa scala, che viene
per un problema di amaxofobia, che si dà dei voti sempre, non solo dei voti, dei valutazioni sempre molto bassi in alcuni aspetti, come per esempio quelli familiari. Però ogni volta mi dice: non c'entra nulla la terapia, c'entra la mia famiglia, che non è la cosa per cui io vengo qui in terapia, io voglio risolvere i miei problemi di guida della macchina. Quindi ogni volta mi dà questo, ogni volta mi spiega che se parlassimo della famiglia, i problemi in famiglia, abbandonerebbe la terapia, perché non è il suo obiettivo. Al terzo posto poi abbiamo una cosa fantastica, e cioè che chi utilizza questi strumenti, che chi ne fa ricerca, si è basato su decine di migliaia di casi, ragazzi, in alcuni casi anche centinaia di migliaia, per creare delle traiettorie dell'andamento della terapia. Cioè hanno creato delle traiettorie standard che ti dicono di volta in volta, in base al punteggio, per esempio, iniziale dato all'outcome rating scale, quindi ai risultati in primissima seduta, quale potrebbe essere la traiettoria tipica di quel paziente. E ti potrebbe anche dire, poi andando avanti nelle sedute, se c'è effettivamente un rischio di blocco, di successo, che non è un rischio, è una cosa che desideriamo, un drop out, un rischio suicidio. Ovviamente, ragazzi, non è una sfera di cristallo, nessuna ce l'ha, però è un ottimo ausilio sapere che quella traiettoria potrebbe finire in un drop out o in un rischio suicidio, oppure che state andando probabilmente bene. Noi come Italian Center for Single Session Therapy abbiamo già iniziato a implementare il Feedback Informated Treatment all'interno della nostra scuola di specializzazione in psicoterapie brevi sistemico-strategiche, e abbiamo anche iniziato a fare delle formazioni per enti esterni che ce lo stanno richiedendo, come ASL per esempio, o centri clinici. È il futuro, ragazzi, perché non si tratta più di suggerire un modello dicendo questo è il migliore in assoluto al mondo, ma di usare uno strumento transteorico che, a prescindere dal modello che utilizzi, che ovviamente ce ne sarà sempre uno in cui formarti, ti permette di migliorare l'efficacia dello stesso. Flavio, mo ti tocca cambiare nome al canale? Le terapie brevi sono finite? Ragazzi, se una cosa l'ho imparato in questi anni è che i miracoli non esistono, nemmeno se usi la Miracle Question. Capiamoci bene, il FIT è uno strumento nuovo ed eccezionale, se sentite Scott Miller nell'intervista che dovrebbe uscire adesso a maggio ve ne renderete conto. Però nonostante anche quello che dice Scott, quello che è scritto nei libri, eccetera, ci sono ancora tanti punti interrogativi che rimangono aperti, e non solo rispetto ad esso. Anche la questione fattori comuni e di equivalenza delle psicoterapie, che ovviamente si ricollega un po' a questo discorso e che sapete quanto mi sta a cuore, ha comunque degli interrogativi a cui va data risposta. Ne parlerò ancora, quindi avrete ancora modo di sentirne parlare all'interno di questo canale, di vedere le sue implicazioni del FIT, dei fattori comuni, dell'equivalenza delle psicoterapie e del ruolo delle terapie brevi in tutto questo. Che dire, spero sia stato interessante, ne riparlerò senz'altro, quindi attiva le notifiche per vedere dei nuovi video sull'argomento e, che dire, lasciate feedback.